Ok, allora salutiamo anche la nostra amica Tamara che ci sta ascoltando con le sue figliolette. Dice grazie a te, sto ascoltando comunque, se vuoi saluta e me c'è... Ah, le mie c'è, mamma mia, mi scrivete metà dialetto, metà italiano, vado in confusione. E me c'è, dice, le mie donzellette Tania e Gioia, così sono contente, ciao. Ok, ok, allora salutiamo Tania e Gioia, le figlie di Tamara, nostra amica della Marca Trevigiana, se non ricordo male, che dice anche ciao carissimo, mi saluti per favore le mie c'è Gioia e Tania, ti stiamo ascoltando, buona musica prima delle nanne pomeridiane, bacio. Beh, ma se poi noi se le mettiamo con tanta adrenalina intorno, non so se poi riescono ad andare a fare le nanne, sinceramente. Io quando avevo la loro età non volevo mai andare a nanna, invece adesso ci andrei praticamente 23 ore al giorno se potessi. Ok, salutiamo anche Lindina, la nostra amica di Vigevano, che dice buona domenica. Grazie, grazie Lindina, buon ascolto anche a te. Allora grazie per esserci in questa puntata per noi così speciale. Allora, puntata numero 600, vi ricordo, Amore Radio Show. E quindi continuate a scriverci, ad interagire con noi. Salutiamo anche la pandina di Sandrigo. Salutiamo tutte le persone speciali che ci stanno ascoltando. Scriveteci, interagite. Se volete anche telefonandoci allo 049 700 700 ed anche allo 049 700 838. Il buon Quake PC dice Foreign Angel il video. Beh, bellissimo il video di Foreign Angel. Tra l'altro io ho un video bellissimo in qualche CD dell'epoca, insomma, dove il buon Paul Van Dyke suona Foreign Angel live alla Love Parade, mi sembra correva l'anno 1998, forse 1999, ovviamente alla Love Parade di Berlino, Berlin, Deutschland, Germania, Allemagna. Grazie, sì, dormono dopo perché le faccio stancare ballando, ciao. Ah, quindi è la tattica, insomma, ascoltano Amore Radio Show, poi si stancano e poi è più facile metterle a nanna, giusto? Bene, bene, brava Tamara, bella anche questa, abbiamo imparato anche questa cosa nuova. Allora salutiamo tutte le mamme, tutte le nonne, tutte le donne all'ascolto. Tra l'altro noi saremo in radio il giorno dopo della festa delle donne, quindi potremmo fare una puntata speciale dedicata alle donne, sì, proprio così, il 9 marzo potremmo fare una festa speciale. Anche secondo me, comunque, anche se secondo me le donne bisogna festeggiarle tutti i giorni, non solo l'8 marzo, insomma, anche perché in realtà l'8 marzo è una data che è stata presa, sì, come... Non sarebbe una festa, in realtà sarebbe un ricordare delle donne che hanno perso la loro vita durante l'orario lavorativo, quindi sarebbe più, non sarebbe tanto una festa, sarebbe più che altro un ricordare che bisogna tutelare i diritti non solo delle donne in questo caso, ma anche di tutti i lavoratori, di tutti gli uomini che appunto hanno diritto alla vita, ecco.
Amore Radio Show, Radio Gamma 5, Mattia Z, Lorenzo Speed, Vale Scorpi, come on! Bello, bello, questo è un disco storia, Out of the Blue, System F,
curata dal grande Ferry Corsten Flashover Recordings, che è anche la sua etichetta discografica. Ok, allora su questo disco devo fare dei saluti speciali, veramente io la saluto caramente e non poteva ovviamente mancare in questa puntata così speciale per noi, puntata numero 600, quindi un saluto speciale a Gelsomina che nonostante abbia quasi 94 anni anche oggi ci ha telefonato e la cosa veramente mi riempie il cuore di gioia perché è bello sapere. Ha detto: come stai Lorenzo? Ho detto: bene. Beh, io sto meglio di te. Ha detto: bene, ci fa piacere sentire persone che a 94 anni ancora vivono la vita con il sorriso sulle labbra, piene di energia, di vita. E allora questo è anche un consiglio che diamo soprattutto ai giovani, a tanti giovani che sono un po' apatici, un po' amorfi, che magari ci ascoltano e non hanno la forza, la voglia di mandare un sms. Siate come Gelsomina, insomma, che all'alba dei suoi 94 anni, insomma, ancora ci chiama ogni qualvolta siamo qui in diretta. E per quanto mi riguarda, insomma, è bello sapere che c'è gente che a 94 anni ancora ha la forza e la voglia di alzare la cornetta e di chiamarci qui in studio. È molto molto gratificante e soprattutto chi insomma come me fa lo speaker radiofonico sa di cosa sto parlando. È una cosa molto molto piacevole sapere, insomma, che c'è gente che ti ascolta con stima, simpatia, affetto e quant'altro. Quindi Lorenzo Speed vi ricorda che sono le 13:56 circa. Questo è l'ultimo o il penultimo disco del DJ set di Mattia Z, poi pausa pubblicitaria, poi l'ultima ora tutti assieme. Preparatevi perché subito dopo la pausa pubblicitaria vi faccio ascoltare il disco magia, il disco più bello che ci sia, che dedico alla mia mamma e che dedico a tutte le mamme del mondo, perché il disco magia è la cosa più bella che ci sia. Vamos! Qui c'è un marito con gli ormoni attivi che però non si firma, dovete firmare i vostri messaggi. Comunque l'102 finale dice: alla mia mogliettina con passione, facciamo quattro salti, non serve la padella. Ecco, bene, simpatico anche l'102 finale. Cosa? È mio padre. Ah, è tuo padre? Bene, allora lo salutiamo caramente. Come si chiama? Pietro, allora ciao Pietro, e possiamo salutare anche la mogliettina? Ciao mami, Lorella. Ok, allora salutiamo anche Lorella, vamos! Anzi no, il disco magia lo tengo come ultimo disco della puntata per festeggiare questa puntata speciale numero 600. Allora aspetto i vostri messaggini, mi raccomando, attivi, dinamici e partecipi. Fate come Gelsomina, scriveteci adesso al 349-7267647 ed anche al 334-7102672. Se invece volete telefonarci qui in studio come ha appena fatto Gelsomina di San Bruson di Dolo, provincia di Venezia, chiamateci allo 049 700 700 e 049 700 838. Questo è Amore Radio Show con Lorenzo Speed, Mattia Z, Vale Scorpi, Miss Matilda Blog, non l'ho ancora sentita stranamente, di solito ci mando un messaggio, sto arrivando. Ah, eccola, Lorenzo, ti aspettiamo a Castelfranco. No. No, non riesce ad arrivare. Ok, va bene, dai, vengo io dopo a trovarvi in studio, ragazzi. Non preoccupatevi, quindi. Infatti mi sembrava strano che la Franci non ci aveva ancora scritto, eh. Si sono presi un po' in ritardo, va bene, dai. Non importa, non importa. Restate con noi, continuate a scriverci e ad interagire con noi. Quindi Miss Matilda Blog purtroppo non ce la fa ad arrivare oggi in tempo. Ci sarà con noi nelle prossime puntate, quindi restate comunque con noi perché abbiamo ancora un'ora di tempo a nostra disposizione per i migliori dischi magia e non solo. Vamos!
Ok, dai, allora andiamo con la pausa pubblicitaria. Preparatevi per l'ultima ora insieme di Amore Radio Show. L'ultima ora, non l'ultima ora di programmazione, l'ultima ora di questo programma odierno. Ok, andiamo con la pausa pubblicitaria, restate con noi, Lorenzo Speed, Mattia Zeta e Vale Scorpi, Amore Radio Show, restate con noi. Ok, ok, dai, allora andiamo con un disco storia degli anni 90, ascoltatelo bene, io insomma ero giovincello quando ascoltavo questo disco e spero vi possa trasmettere emozioni. Nel frattempo volevo salutare Gianna, nostra amica di Santa Maria di Sala, provincia di Venezia, che ci ha chiamato, ha detto: io non ho 94 anni, non ho qualcuno in meno, però vi ascolto e la vostra musica è molto bella, mette energia e ci dà carica ed entusiasmo. Bene, ci fa piacere sapere che persone di tutte le età ci ascoltano per essere energizzate, diciamo così. We Speed, bei tempi al ciao ciao, tanta roba, dice Loris. Ok, salutiamo allora Loris di Marano Vicentino, provincia di Vicenza, tendenza, potenza. Salutiamo ancora invece Manuel di Altavilla Vicentina che dice: Lorenzo, viva le minigonne. No, abbasso le minigonne più che altro, abbassale e poi, esatto, senza perizoma e via. No, dai, siamo in fascia protetta, non possiamo dire certe cose. Volevo salutare te e i tuoi ospiti, salutare mio zio Gianni, mia zia Pierina, sì, Pierino il lupo, e salutare Luciana e Gioacchino. Ciao Manuel, va bene, dai, abbiamo salutato un po' tutta l'allegra famiglia, la gang del bosco, tutta la combriccola, insomma. Bene, bravo Manuel. Allora dai, non ti dedico Automatic Sex, però ti dedico Profondo Rosso, disco storia anni 90. E ovviamente non poteva mancare a rovinare la nostra puntata il nostro nemico Adriano 68, no dai, non abbiamo nemici, comunque dice: parla un po' di Coppa Italia. Sì, ti aspettavo, parla un po' invece tu Adriano, come mai non ti sei fatto sentire nelle ultime trasmissioni, eh? 4 sconfitte nelle ultime 5 partite, eh? La Milano che non conta, eh? Dov'eri Adriano, dai? Questa è la puntata numero 600, quindi non ci facciamo intimidire dalle tue provocazioni ridicole. Tra l'altro, ricordati, 4 sconfitte nelle ultime 5 partite da quando è arrivato E.T., l'amico Eric Toir, insomma, avete fatto ridere tutti quanti, come sempre, dal 1908, insomma.
Ok, ok, allora adesso andiamo con un altro disco, il mio amico di Cavour, provincia di Torino, Mauro Picotto, andiamo ad ascoltarci Comodo, Save a Soul, disco Storia Estate 2000, vamos! Ok, ok, allora questo è Mauro Picotto, Save a Soul, tra l'altro lo conosco di persona, grande persona, è stato il DJ italiano più in alto di tutti nella DJ Mag, al numero 7, proprio nell'anno 2000. Volevo salutare ancora Adriano 68 che rispunta, è un interista, cosa vuoi farci? No, ma non tutti gli interisti sono come Adriano 68, ce ne sono anche di migliori. Dice, io tifo Chievo, orgoglio Veneto, Adriano 68, sì, tifi le squadre che ti fanno comodo più che altro, sei padovano, interista, adesso tifi Chievo, vabbè, anch'io tifo Barcellona quando il Barcellona vince la Champions League, tifo Manchester United quando mi fa comodo, ma cosa dici? Dai, dai, vabbè, dai, non deliriamo e lasciamo che tu possa esprimere le tue opinioni come è giusto che sia, l'importante è non offendere, quindi ci mancherebbe altro. Io tifo il buon calcio, quindi tifo Milan, tifo Lanerossi Vicenza, l'unica squadra veneta, insomma la prima squadra del Veneto e la nobile provinciale, Lanerossi Vicenza, e anch'io, anche a me piace il Chievo, insomma, squadra simpatica, tifosi tranquilli, bene così. Ok, dai, scherzi a parte, andiamo a salutare ancora Manuel che dice, Lorenzo, volevo dire, casomai non a me, volevo dire a Deborah, quando ti vedo mi piaci sempre di più e ti amo tanto, volevo salutare la parrucchiera super gnocca di Arzignano, ciao Manuel, anche, cioè vuoi fare una dedica alla tua ragazza e nello stesso messaggio scrivi che vuoi salutare la parrucchiera super gnocca di Arzignano, beh ma puoi anche dire il nome, dai allora salutiamo tutte le parrucchiere super gnocche, ciao Albert, dai di qualcosa al microfono o sei timido? Dopo. Ok, andiamo con Save a Soul, disco Storia Estate 2000, restate con noi, Amore Radio Show.
Ok, mi sento solo in mono cuffia, non so cosa sia successo. Comunque non importa. Il prossimo disco è il disco che più di ogni anno mi... Più di ogni altro mi ricorda il mio primo anno qui a Radio Roma 5. E, insomma, come ho detto, è del 30 gennaio 2005 che sono qui. E il prossimo disco lo dedico a tutti quelli che mi ascoltavano nel primo anno, nel 2005, tra cui Manuel di Altavilla Vicentina. Lagoon Cosmic Ray, ho trovato la versione Trans Mix, quella che solitamente proponiamo, non la Club Mix che è un po' più maranza, che a noi non piace. Allora ve la faccio ascoltare, spero vi piaccia. Lagoon Cosmic Ray Trans Mix. Albert, sei arrivato tu e non capisco più niente, mi hai mandato in confusione. dai, devo farti parlare al microfono, che oggi è una puntata speciale. Non sei un parlatore. Nel frattempo saluto anche l'amico Luca Zorzi, che collega il computer direttamente da Rovare, provincia di Treviso, che dice auguri per le 600 trasmissioni, ora ti mando anche un sms, poi mi collego perché sto uscendo. Va bene Luca Zorzi, collega il computer, come dicevamo ai parties di qualche annetto fa, insomma, con l'amico Costa DJ, che saluto, lo invitiamo sempre a venire a trovarci, ma lui la domenica solitamente è all'Eroa Merlin. Ecco, ho fatto anche pubblicità occulta che non si può, bene, dai, perdonatemi perché non so quello che dico. Ok, restate con noi, Amore Radio Show, questa è Lagoon Cosmic Ray, e poi dai, metto un'altra dedica, vi metto Foreign Angel di Paul Van Dyke, dedicato al nostro amico Mauro di Tiene, provincia di Vicenza. Vamos! E adesso arriva Cosmic Ray, che c'è una signorina con una voce bellissima che canta per voi. Anzi, prima di Foreign Angel vi faccio ascoltare un altro disco di Paul Van Dyke, si chiama Verano, che significa estate in spagnolo, quindi salutiamo gli amici ispanici all'ascolto. Adesso brindiamo con un po' di prosecco, bravo Mattia Canestrello che ci ha versato qui il prosecco per brindare alle 600 puntate, brindiamo, facciamo un cin cin anche simbolico con tutti voi ascoltatori, vamos! We'll be right back.
E questo disco lo dedico anche a delle ascoltatrici e degli ascoltatori che non sentiamo più da un po' di tempo. Comunque li ricordo caramente, perché nei primi anni, insomma, di trasmissioni ci hanno mandato veramente centinaia di messaggi. E quindi volevo salutare Lauretta di Marghera, volevo salutare Nonna Imelda Alia Simi di Longare, provincia di Vicenza. Volevo salutare, insomma, Alessandro alias DJ Alx, che invece ci scrive ogni tanto da quel di Avellino, dalla Campania. Vedo che i telefoni squillano, richiamateci perché non abbiamo fatto tempo a prendere la telefonata. Vi ricordo, per i vostri sms, per chi vuole interagire adesso in diretta, 349-7267-647 ed anche 334-7102-672. La simpaticona di Piacenza, la nostra amica la Margot B, che in realtà è siciliana. Terum! No, dai, scherzo, che poi arrivano. No, si scherza, eh. E poi il mio migliore amico è dal profondo sud di Monopoli, come lo dico sempre simpaticamente io, insomma, arriva dal Nord Africa, quindi insomma lo sa, lo saluto Peppe, gli amici di Monopoli, la Puglia, terra meravigliosa. In questo caso invece abbiamo una siciliana all'ascolto che ci scrive: ciao testina, oggi un inaspettato risveglio mi ha messa di buon umore, complice anche una splendida giornata di sole. Sono ufficialmente in ascolto, anche se non sono stata invitata a bere il prosecco. Ma cosa dobbiamo mandarti? L'invito scritto? Lo sapete, insomma, tutti gli ascoltatori possono sempre venire a trovarci qui in via Antoniana 66 a Campodarsego, provincia di Padova. Lo dico sempre, quindi lo so che tu vuoi tirartela, vuoi l'invito personalizzato, ma abbiamo tanti amici, non è che a tutti possiamo mandare l'invito scritto per raccomandata con avviso di ritorno, anzi avviso di ricevuta. È così che si trattano le fedeli ascoltatrici, dice, dovrai farti perdonare. Ok, dai, allora ci faremo perdonare, cara Margot B. Allora, questa era Lagoon con Cosmic Ray, come vi ho detto, e invece adesso arriva il mio amico direttamente da Berlino. Lui è biondo, lui è abbastanza alto, non troppo per essere tedesco. Lui si chiama Paul Van Dyke e ci ascoltiamo la sua Verano, contenuta nell'album Evolution. Tra l'altro a breve dovrebbe uscire anche il nuovo album, speriamo, perché è stato annunciato ancora per... era stato annunciato per qualche mese fa, invece deve ancora uscire, ma non importa, noi lo aspettiamo a braccia aperte. Paul Van Dyke, Verano. Sì o no, Mattia, cosa dici? Giù tutto proprio. Giù tutto. Albert, dai, di qualcosa. Ti vedo spaesato. Cosa mi racconti? Tutto bene, bene, dai. Tutto bene? E i rubentini come stanno? Bene, bene. Si vince, si vince. Si vince, cosa si vince? Facciamo i conti. Facciamo i conti? La dichiarazione dei redditi? Anche, vedi.
Ok, Verano, Paul Van Dyke. Tra l'altro prossimamente Paul Van Dyke tornerà in zona, quindi vi faremo sapere la data. Tornerà all'ambasciata da Violi, posso dirlo in anteprima, insomma, di la Slovenia. Noi ovviamente saremo presenti. Ancora il buon Luca Zorzi che ci ha mandato anche l'SMS come ci aveva anticipato via Facebook. Dice: tanti auguri per le tue 600 trasmissioni da Luca Zorzi che collega il computer. Bravo Luca, fatto bene a collegare il computer. Allora registraci, play rec, mi raccomando. Mentre il prossimo disco che andremo ad ascoltare, ve lo dico già, è un disco magia che non ho messo prima, no, ne ho messo un altro, ho messo il disco magia del 2013, invece questo è un altro disco magia che vi facciamo ascoltare volentieri, che abbiamo scoperto qualche mese fa. E quindi se avete delle dediche, delle richieste, approfittatene adesso, perché sono veramente, abbiamo mezz'ora di tempo per esaudire le vostre richieste. Il buon Manuel dice: Lorenzo, forza Rubentus, abbasso Roma. No, forza Roma, forza Lupi, sono finiti i tempi cupi. Lorenzo da parrucchiere, si chiama Erika, sai perché è super gnocca? Perché era in minigonna. Ciao Manuel. Beh, ma cosa vuol dire? Allora tutte le donne che sono in minigonna sono gnocche? No, non è così, Vabbè, dai Manuel, ti perdoniamo perché sei un simpaticone. Ok, invece Mirko da Galliera Veneta, provincia di Padova, dice: ma ciao, ora spengo perché vado a Nanne. Saluta la Monica, le voglio troppo bene. Ciao tipi strani, Mirko da Galliera. Simpaticone anche Mirko. Ok, dai, vai a Nanna. Ma no, aspetta mezz'oretta, dai, dopo puoi andare a Nanna. Se no non ti salutiamo la Monica, eh. La Monica è la musica elettronica. Ricordo per i vostri sms 349-7267-647 ed anche 334-7102-672. Allora arriva il disco che vi avevo annunciato, non vi dirò il producer che l'ha composto, ma ascoltatelo bene, secondo me è molto molto bello. Ok, allora salutiamo, mi chiedo venia all'amico Giancarlo che non l'ho salutato prima, però purtroppo stanno arrivando diversi sms, non riesco a leggerli tutti. Il buon Giancarlo dice: buongiorno Lorenzo, tantissimi auguri di cuore per questa giornata speciale. Ok, grazie di cuore Giancarlo, salutiamo anche gli amici di Onara, provincia di Padova ovviamente, che il buon Giancarlo è sempre presente ed attivo anche lui all'interno dei nostri viaggi sonori radiofonici. A proposito di viaggi sonori radiofonici, vi ricordo i nostri prossimi appuntamenti in data 9-23 febbraio e poi a marzo avremo tre appuntamenti in data 9, 23 e 30 marzo. Mentre per quanto riguarda le nostre feste dal vivo, vi aspettiamo venerdì 14 febbraio, giorno di San Valentino, una festa aperta a tutti, sia ai single che alle coppie, non c'è preclusione alcuna, ingresso libero e gratuito per tutti, saremo al
Bar Melody in piazza Cazzago di Pianiga, provincia di Venezia. Mentre il giorno successivo, cioè sabato 15 febbraio, saremo in quel di Albettone, provincia di Vicenza, in via De Salvi, al Sani e Salvi, locale di Jenny e Ivan, che saluto ovviamente. Quindi Amore Radio Show in Tour, con la puntata numero 600, saremo lì sabato 15 febbraio al Sani e Salvi, dalle ore 21 in poi. Ingresso libero e gratuito per tutti. Tutte le info le trovate anche sul mio sito, che è lorenzospeed.tk. Adesso ascoltatevi questa melodia. Bella bella Giancarlo dice grazie Lorenzo del saluto in radio. Comunque tranquillo, anche se non mi saluti non me la prendo, capisco che siamo in tanti e non riesci a salutare tutti. No no, saluto tutti quando ce la faccio, che qui non abbiamo la segretaria che mi controlla tutto, quindi devo controllare i messaggi Facebook, Twitter, Google Plus, anzi oggi non li ho neanche aperti Google Plus e Twitter, e quindi insomma ecco, fare la regia, scegliere i dischi, ci vuole un po' di tempo insomma a fare tutto quanto, ma non preoccupatevi, ce la mettiamo tutta. Allora ancora Manuel che dice: Lorenzo, volevo salutare i miei amici del Fadò di Due Ville, addirittura anche quelli conosci, mamma mia, veramente sei international Manuel. Allora aggiungo io, salutiamo gli amici di Due Ville Scintille, provincia di Vicenza, la super gnocca Erika ti sta ascoltando, ciao Manuel, bene bene, ci fa piacere, allora faccela conoscere, dai, di che ci mandi un MMS che vogliamo valutare possibili candidature. Vale Scorpi mi guarda male, cosa c'è Vale? Ok, ancora il nostro amico Mauro il Cubano che dice: ciao Lore, la Roma passa anche a Verona, gli Aic Gervinho Totti 3-1, come godo il Cubano. Godo anch'io, dai, godiamo in due. Grande, grande Roma, forza Lupacchiotti, vamos! Grande il pupone. Albert, te sei un Rubentin, dai, bevi il prosecco. Cosa? Ma parla vicino al microfono, se no non si sente niente. È vecchio Totti ormai. È vecchio, ma è comunque un grande giocatore. È la moglie di Totti, Quay. Dai, Quay, che fai un saluto al microfono, dai. Fai il bravo. Quello che vuoi. Ma mettiti vicino al microfono. Saluto Indio sperando che sia in ascolto. Dispesso per la Polonia, no, o da quelle parti. A Belluno. È sempre nord, va bene. Ah, ok. Riguardo i discorsi così di prima del sud Italia. No? Dai, fai bravo qui.
Ok, ok, allora adesso vi faccio ascoltare questo disco, lo dedico alla mia mamma, lo dedico a tutte le persone che anche oggi ci hanno seguito, le ringrazio e mi auguro che si possa andare avanti ancora tanti anni a trasmettere e a divulgare insomma un po' di cultura musicale in questo paese che segue le mode. Noi, come direbbe il mio amico Fabio Di Marostica, non siamo per le mode, noi siamo per l'avanguardia. Vi ricordo che non per mettere i puntini su lei, ma perché è giusto dirlo, insomma, la trance è la musica più ascoltata a livello mondiale per quanto riguarda il panorama della musica elettronica, è anche la più ballata. I DJ trance sono i più richiesti a livello mondiale. Questa in realtà è Progressive House, comunque si avvicina molto alle sonorità trance, anche se abbiamo tolto un po' di cassa, abbiamo tolto un po' di BPM, però la melodia rimane ed è la parte essenziale, direi, di tutto quello che riguarda il nostro cosmo musicale. Quindi il disco Magia lo dedico a tutte le persone che ci stanno seguendo, a tutte quelle che ci ascoltano e a quelle che ci seguono con passione, impegno, costanza e tutto il resto, insomma, con amore. Il disco Magia dedicato a tutti voi e ovviamente alla mia mamma, la donna numero uno del mondo. Ciao! Non è finita ancora, abbiamo ancora un quarto d'ora a nostra disposizione. Tra l'altro non vedo i conduttori del programma successivo, presumo siano Roby e Jimmy, quindi se ci siete battete un colpo, se invece non ci siete mandateci un SMS. Il nostro amico Giancarlo Dionara scrive un messaggio che a me non piace, però in realtà dice: trance is my drug. Io invece direi di no, perché la droga è una cosa negativa, la trance è molto molto meglio, insomma. Sì, capisco che tu l'hai detto a fin di bene, che è come dire che non potresti fare a meno della trance, però insomma io direi che trance è molto più. We'll be right back.
Ok, allora la Margot ci scrive: visto che necessiti di una